straordinaria. Bruno Gröning, il guaritore miracoloso. Edizione straordinaria. Migliaia di persone cercano la guarigione da Bruno Gröning. Quando il film terminò, ero felice, ma in un modo meraviglioso. E sono tornata a casa, felice. È stato uno dei giorni più belli della mia vita. E come mi sentivo mentre guardavo il film? Ero talmente impressionata e colpita da quello che avevo visto e sentito, ma la gioia ha prevalso. Ero così impressionata da tutte quelle guarigioni, da quello che le persone hanno vissuto e raccontato. Finalmente, dopo 9 anni di produzione, avevamo finito il film, soprattutto con i tanti testimoni oculari e le redazioni dell'archivio che sono confluiti nel film. C'erano oltre 80 testimoni oculari che sono stati registrati e che rappresentano un materiale straordinario. Oltre 50 di essi hanno preso parte al film e lo rendono davvero un documento contemporaneo su Bruno Gröning. Allora? Non capisco. Non si vede più nulla. Gliel'ho detto, Gröning mi ha guarito. Non dirà sul serio? Sì, da quando sono stata da lui la prima volta non ho più avuto dolori. Ma non è possibile. Lo vede che è possibile. La cosa importante è io sono sana. Dottore, lo può firmare? Sì, era così che queste guarigioni avvenivano e venivano anche sempre più riferite. In un primo momento mi ha sorpreso, poi ho capito. Il film è quasi come un'ora di comunità, dove l'uomo viene di nuovo collegato al divino e la forza comincia ad affluire. Molti raccontano anche di provare un formicolio durante il film e naturalmente scorre lo Heilstrom. Quindi sono impegnati col bene mentre lo guardano e alla fine le guarigioni devono avvenire esattamente come anche nelle ore di comunità. Ho un'amica che da molti anni insieme al marito desiderava un bambino, ma non riuscivano ad averne. Aveva percorso tutte le strade possibili della medicina, ma senza risultato. L'unica possibilità rimasta era l'inseminazione artificiale, ma lei non voleva. Poi arrivò il film su Bruno Gröning. Sono andati a vederlo entrambi. Pressappoco alla fine c'è una foto di Bruno Gröning con un bambino. Lei ha detto col pensiero, Bruno, ti prego ancora una volta, se è possibile, ti prego, vorrei tanto rimanere incinta. Dopo il film sono tornati a casa e l'amore ha portato frutti. E 9 mesi più tardi è nata una bella bambina. Si chiama Tessa. Tessa, sì. Nel 2002 mia madre per prima trovò il circolo degli amici attraverso mia zia. Dopo breve tempo hanno fatto l'introduzione mio padre e mio fratello. Anche mia cognata ha fatto l'introduzione. Mio fratello è guarito dall'asma e io, l'incredulo Tommaso, sono rimasto a guardare. Come studioso di scienze naturali ero troppo razionale per una cosa del genere. Mi metto i bastoni tra le ruote da solo. Ma poi mi sono seduto con loro per il quieto vivere e ho fatto l'Einstellen. Ho sentito un formicolio e ho pensato, forse perché sono fermo in questa posizione, che le dita mi si addormentano e quindi sento un formicolio. A casa mia le cose in parte andavano davvero così. In famiglia si iniziava a parlare del circolo degli amici e io lasciavo la stanza in fretta e furia perché non riuscivo ad ascoltare. Mia madre ha sempre cercato di convincermi, ha sempre cercato di eliminare i miei pregiudizi, ma non doveva andare così. Nel 2004 c'era la proiezione del film documentario a Norimberga e mia madre disse
Tu lavori vicino a Norimberga, vivi là, ci andiamo tutti insieme. Ovviamente non potevo dire no. Allora siamo andati insieme a vedere il film che mi ha colpito sin dall'inizio. Tutta la storia di Bruno, tutte quelle guarigioni che ho sentito lì, mi sono entrate profondamente nel cuore e alla fine della terza parte, me lo ricordo ancora, sedevo là dentro e ho sentito calore nel mio corpo. Ho sentito proprio caldo. Alla fine avevo la sensazione che sulle mie mani si potessero cuocere delle uova. Tanto era il caldo che sentivo. Allora ho capito. Ah, è questo! Ora ci vado sul serio. Tutti quei pregiudizi non importa. Ora vado anch'io al circolo degli amici e faccio l'introduzione. A quel tempo potevo perfino farmi introdurre da mia madre. Era già guida di comunità. Io poi ho seguito sempre più regolarmente le ore di comunità. E nel 2009 ho potuto guidare una comunità. Poco tempo dopo ho avuto la guarigione da febbre da fieno. Gli ultimi anni li ho vissuti come se i fiori in primavera sbocciassero solo per me. Grazie a tutto questo ho una tale gioia di vivere. Vado volentieri anche a passeggiare in montagna, qui a Filsmoos. È proprio un sogno e un regalo immenso per me. Nostra figlia Bettina, sin da piccola, aveva un eczema atopico e siamo stati da diversi medici. Le hanno prescritto sempre solo pomate. Abbiamo fatto una dieta. È stato solo un lenimento dei sintomi, ma il problema non era andato via. È andata così, che a 17 anni è entrata nel circolo degli amici. Qualche mese più tardi ci sarebbe stato il film documentario e io l'ho invitata, dato che desiderava guarire da questo problema. Dopo il primo tempo del film documentario, ha avuto una reazione sul dorso delle mani. Sono diventati rossi rossi. Davano proprio nell'occhio ed ebbe un prurito terribile. Allora è venuta da me e ha detto: «Mamma, guarda cosa mi è successo!» E io le ho risposto: «È solo una reazione! E ora credi che passerà!» E alla fine del film era proprio così. Non c'era più. Era scomparso tutto, lo sfogo e il prurito. La pelle era ancora un po' tesa, ma lei si sentiva libera. Sentiva che quel disturbo era veramente scomparso, completamente. Allora aveva 18 anni e da 3 anni che lei non ha più nulla, che non è più ricomparso. Pensate alle vostre sofferenze, osservate il vostro corpo, domandatevi cosa sta accadendo nel mio corpo. Le commoventi scene al Traberhof del documentario vennero girate qui, in questo luogo. Non sono venuto per fare grandi discorsi, ma per aiutare e trasmettere la guarigione. Ich bekam Februar. Nel febbraio del 1997, quindi 15 anni fa, avevo il compito di fotografare un posto in cui si prevedeva di girare questo film. Purtroppo a quel tempo non avevo una macchina fotografica e pensai a dove potevo procurarmela. Sapevo che c'era un'amica che viveva nel luogo in cui si sarebbe svolto il tutto e la pregai di portarmi lì. Und bat sie mit mir dorthin zu fahren. Und auf einmal sehen wir. Ad un tratto vediamo questa casa. Così, all'improvviso, di colpo, era lì. Il posto che era lì davanti a noi, questa costruzione, somigliava così tanto al Traberhof che ho detto:
Dobbiamo andarci. È il posto giusto. Così sono arrivati da ogni parte. Da Amburgo, dalla Svezia, dalla Svizzera, dall'Austria. Arrivavano da ogni parte, con i bus. Per loro nessun luogo era troppo lontano per dare una mano. E la canzone «Grande Dio, noi ti lodiamo» era così forte. Arrivava così tanta forza quando i 3.000 amici cantavano la canzone. E non la cantarono solo una volta. Si esercitavano di continuo. Ma là c'era una vibrazione e c'era una forza. Non si può descrivere. È stato meraviglioso. È un'esperienza che non si può descrivere. Ancora oggi, quando vedo il film, sento quello che mi succedeva quando si cantava questa canzone. Nell'aprile del 2004, 9 anni fa, sono andata a vedere il film documentario. Non sapevo nulla del circolo degli amici di Bruno Gröning e delle guarigioni ancora meno. Poi ho avuto una guarigione meravigliosa. L'ho notato 3 giorni dopo. Avevo dolori forti al braccio e alla spalla per 8 anni buoni. E gli ultimi 2 anni sono stati così terribili che non potevo più muovere il braccio. Riuscivo solo a tenerlo, né a destra, né in avanti, né anche indietro. Non potevo neanche più portare la borsa. Tutta la mia vita subiva limitazioni per questo. Anche nelle faccende casalinghe avevo bisogno di aiuto e in tutti gli ambiti possibili. Non potevo neanche prendere un bicchiere d'acqua o qualsiasi altro oggetto. Ho dovuto usare sempre la mia mano sinistra e dovevo muovermi sempre con tutto il corpo quando afferravo qualcosa. In parte dovevo perfino sostenere la mano mangiando per portare il cucchiaio alla bocca. 3 giorni dopo, di sera, allungai la mano per prendere un bicchiere d'acqua e mettendolo a posto, notai che riuscivo a muovere il braccio senza dovermi aiutare con la mano sinistra. L'ho fatto ancora 2 volte e poi ho detto a mio marito: «Guarda, Hans, riesco a muovere il braccio!» E lui ha detto immediatamente: «Moglie, hai avuto una guarigione!» Io sono rimasta come paralizzata. Non riuscivo a parlare, non riuscivo a dire nulla. E lui ha detto: «Di qualcosa, parla, rallegrati!» Allora questa rigidità gioiosa, come la chiamo io, si è sciolta. Ho detto: «Grazie, buon Dio, grazie, caro Bruno!» Sono riuscita ad accettarlo subito e sapevo che si trattava della guarigione. Ho ritrovato una gioia di vivere che non conoscevo più da tempo. Una grande contentezza è entrata nel mio cuore. Ero stata scoraggiata e triste perché non era più vita quella. Era solo un tirare avanti. Il lunedì avevo paura di come sarebbe andata la settimana al lavoro. Ho vissuto solo nella paura.
Poi all'improvviso tutto è scomparso e dopo 9 anni ancora così come allora, 3 giorni dopo la guarigione, quando l'ho constatata, in giardino faccio tutto, uso la vanga, porto grosse casse di legna dentro casa e devo fare un pezzo molto lungo dalla legnaia a casa. E ogni volta che vado a prendere una cassa, dico sempre, grazie caro Bruno, grazie. E mentre lo dico sono così felice. Raccolgo la legna e la spacco, perché a casa abbiamo ancora una bella stufa di maiolica per riscaldarci. E per 2 ore sto lì a spaccare la legna. Non sono stanca, non mi fa male nulla e sono piena di forza e di gioia. Ogni giorno ringrazio per aver potuto conoscere questo insegnamento. È un'esigenza del cuore che le persone ricevano direttamente questo invito. Io stessa ho partecipato molto e questo ti dà davvero tanto quando sei di nuovo a casa. Si sente la forza e questa gioia di aver fatto qualcosa di buono. E poi queste conferme. La ringrazio di tutto cuore per averlo messo nella cassetta delle lettere. Ho trovato un volantino nella mia cassetta delle lettere e poi sono andata a vedere questo film documentario su Bruno Gröning. Per 30 anni ho avuto forti emicranie e anche forti dolori cronici alla schiena. Quando il film è iniziato, ho dimenticato tutto. Ero semplicemente connessa profondamente a Bruno. Ho anche sofferto dentro di me e ho anche pensato che una cosa così terribile possa accadere qui sulla nostra terra e poi arriva un uomo mandato da Dio che vuole aiutare tutti gli uomini e non può farlo. Interiormente mi fece molto male. Ho dimenticato tutti i dolori. Avevo pensato, vado a dare un'occhiata. Prima non potevo star seduta così a lungo. Non mi aspettavo di riuscire a rimanere sino alla fine, ma era così interessante e soprattutto non me ne volevo andare. Volevo sentire sempre questo amore che ho provato durante il film. Questo amore che avevo cercato per tutta la vita senza mai trovarlo. Allora, all'improvviso nel film, vedevo questi occhi e ho sentito questo amore. Poi sono rientrata a casa e la mia famiglia ha notato subito che c'era qualcosa di diverso. Mia figlia mi ha domandato, dov'eri? E quando mi ha guardata negli occhi mi ha chiesto, mamma, sei innamorata? È stato così carino, non lo dimenticherò mai. Per la prima volta quella notte ho dormito senza interruzioni, senza dolori e senza medicine. Non avevo bisogno di nulla. Sono 7 anni che sono guarita. Tutto è passato. Per più di 30 anni ho sofferto di emicranie e per circa 30 anni di forti dolori alla schiena.
È stato sempre difficile portare questo film nei cinema e già nel 2003 a Kassel c'era il fatto che nessun proprietario di cinema voleva proiettarlo. Ma fu proprio il momento in cui la tecnologia è andata talmente avanti che abbiamo potuto mostrare il film in un altro modo, cioè in DVD, e infine con un videoproiettore di buona qualità sullo schermo. In guter Qualität. Fu un successo grandioso. Sono venute molte persone, c'è stata tanta assistenza durante le pause e lì sono state raccontate così tante guarigioni come in seguito di rado. In pochissimo tempo c'è stato un grosso numero, credo 6 entro 2-3 proiezioni, dove le persone sono state realmente liberate da sofferenze di lunga data. In questo modo avevamo un'altra possibilità di portare questo film in giro per il mondo. In quel momento, all'improvviso, successe che le nostre cassette cinematografiche non pesavano più 90 kg, ma erano diventati 90 grammi, tutti dentro una cartellina. Questo voleva dire che potevamo avere 1000 film per lo stesso peso come prima. Sono felice di poter aiutare per la proiezione del film documentario e grazie a questo che ho potuto vedere una donna entrare. È arrivata quasi alla fine ed è andata a sedersi nella prima fila e teneva per mano qualcuno. Potrebbero essere madre e figlia, pensai. La figlia poteva avere forse una cinquantina d'anni. Come d'abitudine, dopo la fine del film fu chiesto se qualcuno avesse provato qualcosa e nessuno voleva pronunciarsi. Poi la figlia disse: «Ma, mamma, puoi sollevare il braccio in alto e prima non ci riuscivi!» È stato fantastico. Era così felice e tutti si rallegravano. Anche io mi rallegro già per la prossima rappresentazione in cui darò una mano. Era così. A causa di forti attacchi di panico e di cuore, avevo la sensazione di poter morire. La sensazione era così forte che mi ha accompagnato tutto il giorno per 3 mesi. Non sono uscita da quella situazione. Succedeva dalla mattina sino alla sera ed era molto grave anche di notte, perché sentivo dei movimenti nel mio cuore che erano innaturali e mi davano la sensazione e la paura di morire. Avevo una figlia di 14 anni, vivevo da sola con lei ed ero divorziata. Si può immaginare cosa significasse questa paura anche a livello emozionale. Cosa accadrà a mia figlia? Tutti i pensieri che erano legati a questo. Poi, a ottobre, sono andata a vedere il film. Ero molto concentrata. Questo film mi ha commosso tantissimo. Mi ha incantato e toccato così profondamente il mio cuore e la mia anima che ho proprio dimenticato tutto ciò che è accaduto intorno a me. Ho sentito una grande forza dentro di me. Ho sentito dolori intorno al petto che arrivavano alla mano sinistra sino alle dita. Quando il film terminò, ero felice, ma in un modo meraviglioso. E sono tornata a casa felice. È stato uno dei giorni più belli della mia vita. Dopo il film è sparito tutto. Gli attacchi di panico e tutto quel male che avevo vissuto per 3 mesi, da quel giorno in poi, erano spariti completamente. Per questo sono infinitamente grata.
Mi resi conto che questo era quello che avevo sempre cercato. Ero entusiasta e volevo entusiasmare anche la mia famiglia, ma non funzionò. Incontrai resistenza e un po' di malizia da parte di mio figlio, mia nuora e mio nipote più grande. La presero un po' a ridere. Nel 2005 il film arrivò a Francoforte sull'Oder il 5 dicembre. Il film venne proiettato a Francoforte sull'Oder e dato che compio gli anni a dicembre, mi venne l'idea che potessi esprimerlo come desiderio per il mio compleanno. Eravamo comodamente seduti a casa, c'erano i miei figli, allora domandai: «Avete pensato al mio regalo di compleanno?» «No», dissero, «cosa vorresti?» E io: «Ho solo un desiderio, che voi guardiate il film». Non c'è stato entusiasmo, ma ci sono andati. Mio marito no, ma mio figlio, mia nuora e mio nipote più grande sì. A quel tempo, durante la proiezione, c'era anche un tavolo dei libri. Io ero dietro al tavolo dei libri e durante la prima pausa mia nuora è venuta da me e si è scusata. È stata una cosa molto grande per me, perché lei aveva sempre preso tutto un po' a ridere prima. Dopo il film, quando a casa cominciavano le discussioni e mio marito polemizzava, mio figlio diceva subito: «Papà, smettila. Questa è la strada che ha preso mamma e ha deciso di percorrerla. Tutto è in ordine». E da allora non ho più incontrato resistenza nella mia famiglia. Il periodo prima di Bruno fu molto doloroso, soprattutto per la separazione da mio marito. Ad un tratto ero sola con i miei 4 figli. Quasi nello stesso tempo venni a sapere di avere la sclerosi multipla. Dissero di non potermi aiutare. Ero distrutta, perché sono sempre stata una persona molto sportiva. Ero campionessa canadese di taekwondo, campionessa nordamericana di karate e vice campionessa mondiale di kickboxing. Solo il pensiero della sedia a rotelle e qualcuno che mi doveva accudire era molto difficile da sostenere. Non volevo più vivere. Cominciai a ritagliare articoli in cui venivo offerto aiuto per il suicidio legale. Cercavo un modo per andarmene da questa vita. Non volevo che la mia famiglia o i miei figli si dovessero occupare di me. Volevo che nessuno mi vedesse come mi indebolivo sempre di più. Ero senza speranza, sino a che un mio amico mi raccontò di un film documentario. Vidi il film a marzo del 2010 e lì trovai una speranza. Ciò che diceva Bruno Gröning ce l'avevo sempre in testa. Non esiste l'inguaribile. Poi nel film vidi racconti di guarigione da sclerosi multipla e mi domandai: può succedere anche a me? Sentivo la forza attraversare il mio corpo, qualcosa che prima non avevo mai provato. E questo grande amore di Bruno Gröning. Il mio atteggiamento cambiò completamente e fui di nuovo piena di energia. Ho seguito i consigli di Bruno e ho ascoltato il mio corpo. E un mese più tardi ho smesso di prendere tutte le medicine, contro il parere del mio medico. Quando mi fecero i test 9 mesi dopo, il risultato fu 106%. Ero diventata più forte, con l'aiuto di Bruno, e senza medicine. I terapeuti dissero che era una cosa straordinaria che un paziente riacquistasse le sue forze. Tutti i valori migliorarono, fu testata annualmente, e i valori sono, ora come allora, a 106%.
and I'm still able to do all the things I love to do. Faccio di nuovo tutto ciò che mi piace. Vado a cavallo, faccio kickboxing, corro e mi occupo da sola dei miei quattro figli. And I feel full of energy and I La mia vita è piena di energia e di gioia. Sono diventata guida di comunità. Because when I did the Einstein, I asked Bruno. Perché ho pregato Bruno. Ti prego, aiutami, che io possa occuparmi dei miei quattro figli e in cambio aiuterò gli altri col tuo sostegno. Poi mi chiesero se volessi guidare una comunità. Dissi subito di sì, perché Bruno aveva mantenuto la sua promessa. È successo tutto così in fretta. Neanche un anno dopo ero guida di comunità. Ora guido tre comunità. È la gioia più grande per me vedere le persone che guariscono. È una grande benedizione conoscere Bruno. Ha salvato la mia vita. Per me il film è qualcosa di grande, di veramente grande. In fondo è l'aiuto di Dio all'umanità e fa sì che le persone si occupino nuovamente del divino, che abbiamo di nuovo la consapevolezza di ciò che Dio può fare e che si aprano a questo, che lo includano nella propria vita. Dà alle persone la possibilità di avere di nuovo questo.